Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Alberello già acceso perché oggi è già il 21, ragazze, manca pochissimo a Natale, ormai siamo agli sgoccioli e ho anche già cambiato la data sul calendario cubotto. E oggi giornata super felice per me perché oggi addobberò, cioè più che addobberò, abbellirò, perché ormai sono nel mood natalizio, quindi ho detto addobberò, abbellirò casa con voi e anche con Ricky, perché sta per tornare, è andato a prendere due cosine al supermercato, giusto l'acqua che mancava. E quindi sono troppo contenta, non vedo l'ora di aprire il pacco insieme a voi e farvi vedere cos'è arrivato da Desenio. Mi sono accesa il caminetto, troppo rilassante, troppo carino. Per chi di voi ha Netflix, lo trovate su Netflix, ce ne sono tre mi pare. E vabbè, poi volevo farvi vedere il nuovo pigiamino con la mia palletta. E mi piace un sacco, soprattutto i pantaloni, ragazze. Avrei quasi voluto che la maglia fosse stata di questo colore e i pantaloni di questo, però vabbè. E poi io ho provato le ciabattine, così lavo le altre. Molto molto comode, mi piacciono tantissimo, quindi io le consiglio. Trovate tutto da The Zenith. Allora, eccoci qua con forbice, pacco e apriamo. Sono curiosissima, sono elettrizzata. Questo si stacca, non si stacca. Si strappa, non si stacca. In realtà è comodo. Ok, ce l'ho fatta. Oh, oddio. Che scatola strana. Cioè, vi ho appoggiate lì e ho messo la scatola qui perché così riesco a mostrarvi meglio. Comunque è qua e sono curiosissima. Tra l'altro ringrazio Desenio per questa collaborazione insieme, perché è una collaborazione, sapete che comunque quando capitano collaborazioni raramente, ma ve lo dico. E vi dico solo che hanno un sito spettacolare con un sacco di poster di ogni genere, ma veramente abbiamo fatto io e Riccardo una fatica a scegliere quello che faceva per noi, che non avete idea. Cioè, ce ne sono di talmente tanto belli, talmente particolari, bianco e nero, colore, di tutti i tipi, ma veramente di tutti i tipi. Allora, imballato bene, perché comunque ha questa protezione. Vabbè, l'ha ricevuta con tutte le mie scelte, non vi dico la fatica. Tra l'altro andate a vedere il sito perché ci sono degli sconti natalizi, vi lascio il link nell'info box, potete andare a vedere il loro sito e avere il 30% di sconto, quindi comunque molto conveniente se dovete fare qualche regalino di Natale all'ultimo minuto oppure qualche idea per l'inizio del nuovo anno, per voi, per rinnovarvi la casa, insomma ci sono tante idee. Intanto vi faccio vedere i quadretti perché ho preso sia cornici che poster. Allora, ho preso questa qui, vedete che io comunque la parete soggiorno color legno, diciamo, quindi questa secondo me si abbina troppo troppo bene. Quadrettino piccolino e carino perché lo potete sia appendere, vedete da ogni lato ci sono i gancetti, sia per orizzontale che per verticale, eppure potete anche metterlo in piedi sulla vostra mensola, comodino, mobile, eccetera. Quindi sono previdenti perché comunque a volte mi è capitato di comprare una cornice con un gancio solo dritto così, e quindi se volevo metterla così già non potevo e non aveva neanche questo, quindi comunque c'è tutto. Quindi ho preso questa, poi ne ho presa una nera così, sempre con tutto quello che vi ho detto. Poi ne ho prese due più grandi per una cosa che adesso che vi faccio vedere a me piace da morire, ragazze, sono troppo euforica. Allora, queste qua ne abbiamo prese due, sempre color legno da appendere al muro. Vedete, sono uguali. Adesso poi
scartiamo, ovviamente facciamo tutto insieme perché questo è un video abbellimento casa insieme. E poi qua probabilmente ci sono i poster, guardate che carini, cioè hanno messo tutto in questa cartellina che è molto carina tra l'altro. There is art inside. Qui dentro c'è dell'arte. No, vabbè. Troppo belle, raga. Qua ci sono tutte le stampe messe molto accurato, devo dire, molto, molto ben messe. Allora, per il quadretto piccolino ho preso questo. Guardate che carina, con questi occhi, ma sono spettacolari. E poi i fogli non sono super leggeri, sono comunque tipo cartoncino, sono resistenti. Ho preso questo, poi ho preso Home Sweet Home. È molto molto carina questa scritta, mi piaceva tantissimo. Poi ho preso questo qua con scritto love, perché alcuni li voglio cambiare sopra il letto matrimoniale, sapete che ho quei quadretti, quindi alcuni li ho pensati, diciamo, per quello. Questo con scritto love, questo qua mi piace da impazzire, cioè guardate che bello, mi rilassa, non so perché. Perché c'è anche dell'acqua, cioè particolare, fiori, acqua, bello, rilassante. E poi Dolcis in Fundo, che io adoro follemente, adoro, 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 quando l'ho vista non ho capito più niente. Allora, praticamente abbiamo voluto fare la coppia, diciamo, no? Ho pensato all'animale che mi rappresentasse di più a livello di forza, a livello di stile anche, no? La leonessa, la mia preferita in assoluto, non per nulla ho chiamato il mio cane Nala, perché se avete visto il Re Leone saprete che Nala è la leonessa. Ve lo mostro perché mi fa impazzire, ragazze, era bello sul sito ma era ancora più bello dal vivo. Guardate quanto è bella. Allora, questa sarei io praticamente, che guardo verso su. E secondo voi chi c'è su? Ci sarà Riccardo. Spettacolo. Leone e leonessa saremmo noi, praticamente il nostro simbolo di forza nell'affrontare comunque le difficoltà della nostra vita, sempre col sorriso, perché comunque ne abbiamo veramente superate tante, quindi abbiamo voluto, diciamo, coronare questa cosa con questo quadretto un po' pensato, questa combinazione, quindi io che guardo verso il mio re e lui sopra. Io li trovo spettacolari, ragazze, non vedevo l'ora che arrivassero. Ora scartiamo i quadretti, scartiamo e vediamo un po' come si presentano queste cornici, così vi dico la mia. Io direi di partire da questo qui nero, però qua ci va un po' di musica, raga, qua ci va un po' di compagnia. Questa me l'ha fatta scoprire Ricky ed è bellissima, però posso mettervi solo un mini mini pezzo. Tanto apriamo le forbici. Ci sono tutti questi angoletti che proteggono, diciamo, la cornice, vedete? Quindi davvero super wow, anche perché comunque sono una cosa che viene spedita. Please remove protection film. Ok, quindi ha anche la pellicola sul vetro. Vedete che c'è l'etichetta. Quindi ora la apriamo. Tra l'altro comodi i gancetti come sono fatti, perché non vi andate a rovinare le unghie. Io ne ho alcune che hanno le linguette di ferro e mi sono diverse volte rotta le unghie. Invece questi qua, provato adesso, dovete solo girarli. Così.
E poi questo, vedete, infatti è un po' opaco, avrà la pellicolina. Ce la posso fare, ce la posso fare. Pellicolina, pellicolina, non riesco a toglierla. Lo rimetto nella cornice, voilà. E ci metto dentro questo. Voilà, primo quadretto.
gonna say. Eccoci, allora questo è il risultato, scusate il solito salto temporale, abbiamo anche già pranzato, insomma adesso c'è un po' anche di riflesso, però vedete che però mi piacciono tantissimo, anche a Ricky sono piaciuti tantissimo, anche perché li abbiamo scelti insieme sul sito di disegno, quindi abbiamo messo questi qui e poi questo lo abbiamo messo qua. E poi qui in camera da letto abbiamo cambiato, abbiamo messo qui la scritta Love e la Home Sweet Home nelle cornicette che già avevamo, quindi questo è il risultato finale, ci piace molto, ma abbiamo intenzione questi ultimi due o di prendere un altro poster di disegno o comunque immagini bianco e nero, perché secondo noi stanno bene tutte in bianco e nero, non quelle due a colori ci azzeccano poco, ecco. Questa qui per il momento l'ho messa sul mio comodino, però voglio trovarle poi un'altra sistemazione perché è un po' grande qui, però era per farvela vedere, mi piace tantissimo, vedete che si mette anche in piedi, quindi fantastico. Ora, aspirapolvere time, avevo già iniziato, poi abbiamo pranzato e quindi ho fermato i lavori in corso. Devo finire di passare appunto l'aspirapolvere, lavo i pavimenti e poi aprirò con voi il calendario dell'avvento, per chi ha seguito le dirette avrà già visto cosa ho trovato nei giorni scorsi, quindi se non le avete viste andate a guardarle, sono due, vi lascio magari il link delle due dirette nell'info box così siete più comode, cliccate da lì. E detto ciò mi vado a sbrigare come sempre. Ragazzi, vi volevo far vedere, Fede mi ha appena fatto una sorpresa. E il regalino di Natale fatto a scuola, guardate che carino, una renna con come nasone un chupa chupa, troppo carina, col fiocchettino e poi dietro c'è una pallina che si può appendere all'albero con la sua foto, quindi ora la devo coprire, purtroppo ve la posso mostrare solo così, comunque la pallina è questa con tutta la decorazione dorata intorno, è veramente molto molto bella e poi al centro c'è la sua fotografia fatta in classe col grembiulino. Qui è già buio, ragazzi, è già notte. Mi è venuta voglia di uno yogurtino, Fede sta dormendo ma tra poco dovrebbe svegliarsi, quindi mi mangio questo yogurtino, anche perché poi gli ho promesso che facevamo una specie di pigiama party a proposito di pigiami, perché devo sistemare tutte le posate perché non riesco neanche più a prendere un cucchiaino, spero mi vediate, è super buio, e quindi gli ho promesso una specie di pigiama party dove faremo dei giochini solo noi, guardiamo un film di Natale, insomma una cosina tra mamma e figlio molto casalinga, anche perché fuori è brutto, ha iniziato anche a fare un po' di pioggerella mista neve, ma proprio qualche goccina, ma c'è un freddo gelido fuori, quindi avrei delle cosine da andare a vedere sempre per il Natale, ma fa troppo freddo, non... vedremo poi magari o domani o domenica, e niente, quindi adesso mi mangio questo yogurtino, mi è arrivato anche un messaggio. Amore, vede, ehi, buongiorno, meno male che non avevi sonno, che bello il tuo alberello, meno male che non avevi sonno. Ci svegliamo. Che c'è il pigiama party. Che dobbiamo giocare. Ai, ai. Dai. Dormiglione.
Ma come russi, mamma mia! Dai, ti aspetto di là. Ma tu chiamami Mister B, perché è incredibile, io già lo so che lo sono. Ma tu mi saperini fanno solo. Mi sono ricordata ora che non ho ancora aperto il calendario dell'avvento di Makeup Revolution. Negli ultimi giorni me lo scordo veramente spesso, noto. Però vabbè, a volte mi piace anche l'idea di avere 2 giorni da aprire, perché magari il giorno prima me ne sono dimenticata, così ho due prodottini nuovi. Allora, oggi è 21, quindi guardiamo un po' cosa c'è oggi. Allora, ieri abbiamo aperto il 20 durante la diretta, andate a vedere, c'è una matita veramente, non mi è piaciuta per niente. E invece oggi che è 21, ok, ho smontato tutto. Allora, c'è questo qui, che è sempre sui toni del marroncino, che a me non fanno impazzire. E si chiama True. È fatto così. Sì, diciamo che i marroni non sono proprio nelle mie corde, non c'è niente da fare. Però comunque è un bel rossetto, molto carino. Però so già che non li metto granché. Comunque, oggi abbiamo trovato questo, che erano pochissime caselline, perché c'è ancora la 22 che è qui, la 23 che è qui e la 24 che è qui. È ora di ritirare il bucato. No, vabbè, cioè guardate cos'è finito in lavatrice. Come c'è finito qua? Vabbè, si è lavato, tanto per fortuna non ha pile, non ha nulla all'interno. Questo era da lavare. Svuotiamo tutto perché ho lavato le lenzuola di Federico. È per quello che ci sarà finito dentro. E ora andiamo a stendere. Ragazze, volevo tenervi aggiornate su un fatto molto importante. Che io sto facendo le polpette, no? Cioè, sto facendo l'impasto per le polpette. Guardatelo qua. E c'è qualcuno che fa rumorini. Puzzettone, ma proprio in cucina. No, grazie. Ma pensa un po'. No, no, grazie. Che schifo. No, lascia stare, dai. Vabbè, mi fa scassare. Buongiorno, Buonanotte. Mi fa buongiorno. scassare quando ride. Quando ti porta la ridarola mi fai troppo ridere. Alla fine ho fatto le polpette col sugo. Vampata di vapore. Che sono qua che attendono Ricky e Fede. Le abbiamo già mangiate perché altrimenti veniva troppo tardi. E niente, io qua attaccata alla luce perché è completamente buio e quindi non ci vediamo, c'è dei capelli disastrati, mi sa che è già ora di lavarli, anche se sono puliti, però quando iniziano a non starmi più io poi li lavo alla fine. Ci tenevo a salutarvi perché chiudo qui il vlog e lo edito già stasera, così domani mattina va online. Spero che vi sia piaciuto decorare casa insieme a noi. Sono davvero elettrizzata e contentissima, soprattutto dei quadri del leone e la leonessa. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono, però a noi fa impazzire l'idea che appunto ci rappresenta, diciamo, no? Quindi mi piace tantissimo. Spero piaccia anche a voi, anche le cornici. Ricordatevi che avete appunto la possibilità di acquistare con il 30% di sconto i poster. Quindi andate a dare un'occhiata sul loro sito di disegno per le offerte di Natale. Io vi lascio, come vi ho detto, tutto nell'info box, quindi potete trovare tutto lì. E niente, noi ci vediamo prestissimo con il nuovo Vlogmas.